Cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Dopo il lungo discorso di Gesù a Cafarnao sul pane della vita, risposta ai tanti che lo cercano perché ha moltiplicato il pane e vogliono qualcuno che provveda quotidianamente al loro pane abbondante e gratuito, Gesù viene guardato con sospetto. Non abbiamo capito quello che dici, e se ne vanno, fino ad arrivare a quella terribile domanda che Gesù fa ai suoi, a quelli che sono più vicini: volete andarvene anche voi? Spesso ci siamo immedesimati in coloro che si sentono interpellare da Gesù in questo modo: volete andarvene anche voi? Però vorrei chiedervi quest'oggi di fare un tentativo diverso, di provare a immedesimarvi in Gesù, a sentire i suoi sentimenti, ad avere il nostro cuore che vibra con il suo. Proviamo ad ascoltare il racconto con questo desiderio. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, molti dei discepoli del Signore Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura, chi può ascoltarla?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza, e se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù, infatti, sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: «Volete andarvene anche voi?» Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Quali saranno stati i sentimenti di Gesù? Amarezza, delusione. Eppure non lo vediamo inveire, scagliarsi, diventare vittima dell'ira, perché dentro nel suo cuore vi è questa straordinaria certezza: nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Nel cuore di Gesù vi è questa intima relazione con colui che è il Padre, colui che invia, e tutto questo viene accettato e vissuto senza vivere disperazione, amarezza, disillusione, risentimento. Non sono sentimenti che caratterizzano il pensiero di Gesù. Forse dovremmo anche noi tentare di guardare a coloro che ci hanno tradito, che se ne sono andati, a coloro che non sono stati dalla parte che noi avremmo voluto, senza rabbia, senza risentimento, ma confidando nell'agire di quel Padre che, usando la nostra libertà, è capace ancora di far brillare la luce nelle tenebre. Buona giornata a tutti voi, carissimi.